politica nella penisola sorrentina, che sempre più va rivelando tesori che non hanno nulla da invidiare a quelli di altre più celebrate località. Sorrento, nella nostra visione, non è e non deve essere solo un luogo buono per dormirci, per mangiare, per divertirsi, per carità, tutto questo va benissimo, ma a Sorrento si possono fare anche dei tour di ottimo livello fra opere d'arte e monumenti di grande importanza, e ovviamente dobbiamo conoscerli bene e dobbiamo proporli ai nostri ospiti. In secondo luogo abbiamo voluto il restauro perché lo voleva il nostro grande amico e socio, il professore compianto Mario Russo, scomparso nel 2021. A questo punto, per i pochi che non hanno avuto il piacere di conoscerlo, dovrei dire chi era Mario Russo, che cosa ha fatto, perché merita il rispetto e la riconoscenza di tutti gli abitanti, della, non solo di Sorrento, di tutta la penisola sorrentina. Purtroppo non c'è tempo, ovviamente, state tranquilli, non c'è tempo di fare tutto questo, vi saranno altre occasioni in verità le abbiamo già create. Vi invito perciò a leggere il bel volume di ricordi scritto dai suoi amici e curato da Claude Albore di Vadì, alla quale siamo grati per questa ottima idea. Di questo libro abbiamo anche alcune copie e chi la desideri può chiederla più tardi a me o a Rachele De Angelis. Mario comunque era un amante appassionato della nostra terra, la conosceva palmo a palmo, ne sapeva illustrare con infinita perizia la storia, le vicende archeologiche, architettoniche, urbanistiche, le vicende umane. La difendeva a spada tratta la nostra terra da qualsiasi offesa. Mario era capace di star male per un condizionatore dell'aria o per una tenda da sole messa in maniera indecente nel centro storico. Lui ci stava male. A lezione da Mario Russo avrebbero dovuto andare quei pochi, per fortuna, che sognano di realizzare campeggi nei nostri palloni, che so, trattorie, il chiostro di San Francesco e altre unità del genere. Per una cosa sfoca, insomma, io non riesco a tacere su queste cose. Fatto sta che anche se non tutti rimangono proprio nella stessa direzione, noi e il Club Inner Wheel abbiamo fatto un piccolo dono alla nostra comunità, l'abbiamo fatto nel ricordo dell'amico Mario Russo, anzi saluto e ringrazio i familiari di Mario che sono qui questa sera. Siamo orgogliosi di aver fatto questo service, come si chiama, di aver compiuto questa operazione, siamo più che certi che anche Mario Russo ne sarebbe stato contento. Grazie.